Ciao e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il Listen and Translate, l'appuntamento del giovedì nel corso del quale ci dedichiamo alla traduzione del testo di una canzone. Quindi, se hai un brano che desideri venga tradotto, segnalami il titolo nei commenti al di sotto del video di YouTube. In particolare, il brano che quest'oggi andiamo a tradurre è Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Stairway to Heaven è una canzone della band inglese rock Led Zeppelin che si è formata a Londra nel 1968, composta dal cantante Robert Plant, il chitarrista Jimmy Page, il bassista e tastierista John Paul Jones e il batterista John Bonham. Questa canzone in particolare fu composta dal chitarrista della band Jimmy Page e dal cantante Robert Plant per il loro quarto album in studio e fu pubblicata alla fine del 1971. È stato sempre un brano piuttosto controverso. Intanto furono accusati di plagio dal legale di un'altra band, gli Spirit, i quali ritenevano che questo brano fosse una copia del loro singolo strumentale Chorus. Ma dopo una lunga battaglia giudiziaria durata anni, la Corte d'Appello di San Francisco ha stabilito che in realtà questo plagio non c'è mai stato. Il brano è stato anche oggetto del cosiddetto backmasking, cioè quella tecnica secondo la quale se i pezzi vengono ascoltati al contrario, cioè al reverse, nascondono degli indizi e in particolare pare che l'ascolto a reverse di questo brano faccia riferimento al mondo del satanismo. Se volete togliervi la curiosità, qui in alto vi metto la scheda che vi rimanda proprio all'ascolto reverse del brano stesso. Per quanto si concerne proprio il significato del testo della canzone, in realtà non, nessuno penso abbia mai ben capito di che cosa si tratti realmente. È un brano ricco di riferimenti criptici e lo stesso Robert Plant, l'autore, ha più volte sottolineato di aver preso ispirazione dalle opere di uno scrittore scozzese, Lewis Spence, e in particolare ha tratto dei riferimenti dal suo libro Magic Arts in Celtic Britain, quindi arti magiche nella Inghilterra celtica. Se tu hai la tua particolare idea interpretativa del brano, ti prego condividila con noi nei commenti al di sotto del video. Più in generale, possiamo dire che la canzone parla di una donna che ottiene tutto ciò che desidera, quindi persino una scala per il paradiso, senza però rendere nulla. Alcuni hanno interpretato quindi la canzone come una sorta di allegoria sul materialismo superficiale e sulla vilità. Ma adesso passiamo subito alla traduzione del testo. Partiamo quindi subito dal primo verso. There's a lady whose shore of that glitters is gold. Quindi there is, quindi c'è una donna whose shore, who is forma contratta shore, dove who è un pronome relativo non-defining, quindi traduce il nostro, il quale, la quale, ed è un pronome relativo soggetto, riferito in questo caso a persona, lady. Quindi c'è una signora la quale è sicura, all that glitters is gold, che tutto quello scintillio, tutto quel luccicare è oro, and she's buying a stairway to heaven. E lei is buying, quindi è un present continuous, sta comprando a stairway, una scala to heaven per il paradiso. When she gets there, she knows. Quando lei arriva lì, sa, quindi quando sarà arrivata lì, al paradiso, quindi attraverso la scala, sa che if the stores are all closed, che se i magazzini, i negozi sono tutti chiusi, with a word she can get what she came for. Con una sola parola, lei può ottenere, è in grado di ottenere ciò what she came for, per il quale lei è arrivata, cioè con una sola parola può riuscire ad ottenere ciò per cui è venuta. And she's buying a stairway to heaven, e lei sta comprando una scala per il paradiso.
There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Quindi there's, there is, c'è a sign on the wall. Allora, a sign on the wall talvolta si può trovare anche scritto writing on the wall, è una locuzione idiomatica anglosassone che significa c'è un qualcosa di cattivo auspicio, quindi si parla di un presagio, di qualcosa che avverrà in futuro, generalmente di non positivo. Quindi lei sa, there's a sign on the wall, quindi c'è un presagio, un cattivo auspicio per il suo futuro, but she wants to be sure, ma lei vuole essere sicura, cause you know, cause, forma contratta di because, perché sapete, you know, sometimes, qualche volta, words, le parole, i termini, have two meanings, hanno due significati, perché sapete che qualche volta le parole possono avere una duplice interpretazione. In a tree by the brook, quindi in un albero, nelle pressi, nelle vicinanze del ruscello, there's a songbird who sings, there is, c'è un uccello canterino il quale canta. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Qualche volta all of our thoughts, tutti i nostri pensieri. Il verbo misgiven significa mettere dei dubbi, mettere dei timori. Quindi qualche volta tutti i nostri pensieri ci fanno sorgere dei dubbi, dei timori. Makes me wonder, è ciò sottointeso, makes me wonder, il verbo to wonder è chiedere, in questo caso significa mi fa chiedere, nel senso che tutto ciò mi fa porgere delle domande, mi porta a delle domande, mi fa interrogare, ecco, possiamo anche tradurlo così. There's a feeling I get when I look to the west, c'è un sentimento, un sentire che io provo when I look to the west, quando guardo all'ovest, and my spirit is crying for leaving, e il mio spirito, inteso come la mia anima, sta piangendo for leaving, perché vuole andar via. In my thoughts I've seen rings of smoke through the trees. In my thoughts, nei miei pensieri, I have seen, è un present perfect, come vedete il present perfect viene costruito con il presente indicativo del verbo to have, coniugato in funzione del soggetto, seguito dal participio passato del verbo. In questo caso il verbo reggente è il verbo to see, vedere, che è un verbo irregolare, to see, so, seen, quindi il participio passato è seen, terza forma del paradigma. Quindi nei miei pensieri ho visto anelli di fumo through the trees, attraverso gli alberi, and voices of those who stand looking, e le voci di coloro i quali, those who stand, stanno in piedi, looking, a guardare. Makes me wonder, really makes me wonder, mi dà, no, da, mi fa pensare, mi dà da pensare, davvero mi dà da pensare, da interrogarmi, da farmi fare delle domande. And it's whispered that soon, if we all came the tune, e it's whispered, si mormora che, si bisbiglia che, infatti il verbo to whisper è sussurrare, bisbigliare, mormorare, that soon, che presto, if we all called the tune, called the tune è in realtà un phrasal verb che ha il significato di avere peso, autorità, ferma volontà, quindi si mormora che presto, se noi tutti avremo una ferrea volontà, then the piper will lead us to reason, allora a quel punto the piper, il pifferaio, ci condurrà, will lead us to reason, alla ragione. And a new day will dawn, e un nuovo giorno
Will dawn, sempre il futuro, dawn è l'alba, quindi un nuovo giorno albeggerà, quindi un nuovo giorno vedrà l'alba, for those who stand long, per coloro i quali stand long, resteranno a lungo, cioè resisteranno a lungo, and the forests will echo with laughters, e le foreste riecheggeranno con risate, quindi e nelle foreste riecheggeranno le risa. If there's a bustle in your hedgerow, se c'è del trambusto, del fermento nella tua siepe, don't be alarmed now, non essere allarmato adesso, quindi non farti prendere dall'allarme, it's just a spring clean, è semplicemente una pulizia di primavera, for the May Queen, per la regina di maggio. La regina di maggio, essendo maggio il mese mariano, è appunto la Madonna. Yes, there are two paths you can go by. Sì, ci sono due percorsi, due vie, due strade you can go by, che puoi intraprendere, per le quali ti puoi incamminare. But in the long run, ma nel lungo andare, quindi a lungo termine, there's still time to change the road you are on. C'è ancora tempo per cambiare la strada sulla quale ti sei messo. And it makes me wonder, e mi fa fare delle, e ciò mi fa fare delle domande. Your head is humming and it won't go. Il verbo to hum è ronzare, quindi la tua testa è ronzante, un present continuous. And it won't go and it will not, forma contratta, won't go. E questo ronzio non se ne andrà, in case you don't know, nel caso in cui non lo sapessi. The piper's calling you to join him. Il piffermaio is calling, ti sta chiamando, anche qui è un present continuous, sta chiamando te to join him, affinché tu possa raggiungerlo. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Qui in realtà è una domanda, ma anche appunto interrogativo. Ma capiamo che è una domanda perché vedete in questo caso il verbo, in questo caso il verbo can, precede il soggetto. Quindi è una frase interrogativa. Cara signora, puoi, nel senso di sei in grado di sentire hear, the wind blow, soffio del vento, and anche qui domanda perché vedete il soggetto è preceduto dal l'ausiliare interrogativo did. Sapevi, did you know, your stairway, sapevi che la tua scala giace, si ritrova on the whispering wind, sul vento che mormora, che bisbiglia. And as the wind on down the road, nel mentre che procediamo lungo la strada, our shadows taller than our soul, le nostre ombre, taller è un comparativo di maggioranza ottenuto quindi con l'aggettivo tall, alto, quindi le nostre ombre più alte than è la preposizione che introduce il secondo termine di paragone, quindi più alte della nostra anima. There walks a lady we all know, lì cammina una donna we all know, che tutti noi conosciamo, who shines with white light, la quale risplende di bianca luce, and wants to show, e vuole mostrare, how everything still turns to gold, come qualsiasi cosa ancora possa trasformarsi in oro, and if you listen very hard, e se ascoltate molto duramente, cioè se ascoltate con attenzione, molto attentamente, the tune will come to you at least, la melodia arriverà da voi alla fine, when all are one and one is all, quando tutti sono uno e uno è tutti, è tutto,
To be a rock and not roll, per essere una roccia e non rotolare giù, quindi essere saldi come rocce ma non rotolare giù. E poi il brano si conclude, and she's buying a stairway to heaven, e lei sta acquistando, sta comprando una scala per il paradiso. Prima di concludere, come sempre, diamo un'occhiata al vocabulary, quindi vediamo quali espressioni possiamo memorizzare e trarre quindi dal testo della canzone. Abbiamo il verbo to glitter, che significa scintillare. Stairway, scala. Sign on the wall or writing on the wall, cattivo auspicio, cattivo presagio. Brook, ruscello. To misgive, far sorgere dubbi. To call the tune, avere ferma volontà. Piper, pifferaio. Bustle, fermento, trambusto. Hedgerow, siepe. In the long run, alla lunga, a lungo andare. To hum, ronzare. To wind on down the road, proseguire lungo la strada. E infine tune, melodia. Bene, e anche per quest'oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutarmi a far crescere il canale, ricordati di iscriverti cliccando anche sul simbolo della campanella e lasciami un pollice all'insù al di sotto del video. Ti do appuntamento a martedì prossimo con la nuova lezione di grammatica inglese a partire dalle 14, mentre con il Listen and Translate, come sempre, ci ritroviamo al giovedì, sempre a partire dalle 14. Bye!